Allora, ironia della sorte, discutiamo della mozione sui tagli alla sanità nell'istante in cui il Presidente del Consiglio annuncia qual è l'ammontare reale del finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, che sarà di 111 miliardi. Quindi io invito la maggioranza a correggere la sua mozione, perché nella mozione al primo punto delle premesse indicano il finanziamento del DEF di 113 miliardi, che a questo punto è una balla colossale. Quindi possono anche a mano correggerlo, almeno non si prendono in giro da soli. E vedete perché? Vedete perché noi ci arrabbiamo quando si parla di tagli alla salute e alla sanità? Noi ci arrabbiamo per due motivi essenzialmente. Il primo motivo è che pensiamo di essere il movimento politico che più di tutti ha avuto a cuore gli ultimi, i cittadini ultimi di una società, e questo lo dimostra in maniera inequivocabile dal fatto che siamo stati il primo movimento politico a proporre in Italia il reddito di cittadinanza e che abbiamo inserito questo tema nel dibattito pubblico. Perché, colleghi, cittadini, la civiltà di uno Stato non si vede da quanto sono ricchi e benestanti i primi, i figli dei primi, i cugini dei primi e i nipoti dei primi, ma si vede invece da come tratta gli ultimi. E là è estenuante ostilità con cui il vostro Presidente del Consiglio sostiene che il reddito di cittadinanza non si può fare, è la prova provata che a questo governo e a questa maggioranza degli ultimi non gliene frega assolutamente nulla, anzi probabilmente li considera come pidocchi pronti ad essere schiacciati di fronte al primo lobbista di turno. Il secondo punto per cui noi ci arrabbiamo di fronte a questi tagli è l'ipocrisia paurosa dietro alla quale vi siete nascosti. Il peccato originale di quello di cui oggi stiamo parlando parte infatti dal finanziamento in legge di stabilità 2015. Siete stati talmente ipocriti e vigliacchi da non voler inserire allora questo taglio che voi chiamate non aumento, ma insomma, se uno la matematica l'ha studiata, e io mi ricordo che le sottrazioni le studiamo in seconda elementare, quindi se io faccio 111 meno 2 fa 109, io, quella è una sottrazione. Poi, se il Presidente Renzi la vuole chiamare mancato aumento, dico questo magari è un problema che avrà lui col suo specchio davanti. Quella è matematica, e se levo 2 miliardi è sottrazione, e su questo non si discute. Quindi se voi aveste fatto il taglio in maniera coraggiosa allora, cioè in legge di stabilità, noi non ci troveremmo oggi a discutere questa mozione. Però consentitemi, cosa ancora più grave, le regioni non si troverebbero a subire questi tagli, tagli che vanno da 200 milioni al Lazio a 300 e passa milioni alla Lombardia e così via, su tagli che voi avete fatto nel decreto enti locali in una maniera indecente, che rappresentano a tutti gli effetti tagli lineari. Perché sono tagli lineari? Perché voi pensate di fare in 3 mesi quello che non avete fatto in anni. Non siete mai stati in grado di efficientare la spesa pubblica, ma solo di procedere a una rimozione dei diritti dei cittadini, e i cittadini questo lo sanno benissimo, perché quando un cittadino non riesce a prenotare una visita cardiologica, un attacco o una risonanza, quando un cittadino non riesce ad accedere alla terapia con il Sovaldi per le patologie epatiche, il cittadino lo sa benissimo che voi non gli state assicurando il diritto alla salute. Quindi ci arrabbiamo per una ipocrisia che avete dimostrato, e ci arrabbiamo anche per un altro punto, perché voi non potete sostenere l'universalismo del Servizio Sanitario Nazionale e poi però fare uscire, voi no, ma diciamo nel pubblico dibattito quasi contemporaneamente, quasi magicamente, tutte le volte che si parla di tagli alla sanità spuntano il paper di Confindustria che dice che bisogna fare le assicurazioni integrative. Poi abbiamo l'articolo che a me piace citare perché è interessante, tra l'altro, insomma, per la seconda volta al sottosegretario chiedo spiegazioni su questo articolo. Quello di Carrai, perché questo articolo uscito il 3 ottobre 2015 su Milano Finanza, firma di Paola Valentini, sottosegretario, dice: con una mossa a sorpresa contenuta nel decreto legge 78-2015, che avrebbe dovuto contenere disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, ma che di fatto è diventata una piccola grande manovra, il governo ha rivisto l'elenco di visite ed esami coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Senza dubbio, nel varo del provvedimento si ritrovano alcune linee guida del lavoro svolto da Marco Carrai, presidente del Cambridge Management Consulting Labs,
è vicino a Matteo Renzi. Adesso io voglio capire, con 350.000 conferenze intese a Stato-Regioni che ci sono state, questi benedetti tagli li avete scritti voi con le regioni o li ha scritti il signor Carrai? Dico, un chiarimento su questo sarebbe importante. Poi, sottosegretario, questo articolo era interessante perché si concludeva con una tabella di offerte di tutte le assicurazioni private, no? Quindi ogni assicurazione privata ti diceva ti offro questo, ti offro questo, ti offro quell'altro. Noi non abbiamo niente contro le assicurazioni private, però scusate, c'è un vizio di fondo. Il vizio di fondo è che noi cittadini questo servizio sanitario ce lo stiamo finanziando e ce lo stiamo finanziando con il sangue del nostro lavoro e con una tassazione fiscale che non ha uguale nel mondo. Quindi voi o siete in grado di garantire un servizio sanitario universale per tutti o voi le tasse ce le riducete del 50%, non del 2, dell'1, del 3, perché questa ipocrisia di fondo non è accettabile, perché io non posso pagare IRAP, IRPEF, IRES, accise, tutto quello che devo pagare e poi mi faccio l'assicurazione sanitaria integrativa. Delle due l'una, o pago le tasse o mi faccio l'assicurazione, due cose insieme non possono essere, non possono essere. Questa è l'ipocrisia dello Stato italiano. E poi, Presidente, l'ultimo punto, io vorrei dire questo, voi avete tagliato 2 miliardi e 350 milioni. Allora, c'è un'agenzia italiana, io vi inviterei a avvertire il Presidente del Consiglio Renzi, l'Agenzia Italiana del Farmaco, avvertitelo. Avvertitelo perché l'Agenzia Italiana del Farmaco gestisce una spesa pubblica pari a circa 20 miliardi di euro tra pubblica e privata, di farmaci. Ultimamente l'Agenzia Italiana del Farmaco non ne sta facendo una giusta. Una giusta non la sta facendo. Noi siamo fuori di milioni e milioni di euro. Ok? Sentenza TAR 2013 sul payback farmacia ospedaliera, ragione alle aziende dell'aziende farmaceutiche ospedaliere, siamo fuori di 350 milioni di euro. 2014, payback ospedaliero ancora non pagato dalle aziende ospedaliere, dalle aziende farmaceutiche altri 400 milioni di euro. 2015, payback ancora col conteggio non fatto, siamo fuori di altri 500 milioni di euro. Lo sa cosa sono questi per caso quando sono certi ai danni di uno Stato? A casa mia si parla di danno erariale, si parla di tanti soldi che mancano alle casse dello Stato e noi qua discutiamo di un taglio sugli esami, l'appropriatezza degli esami che vale 108 milioni di euro. 108, facciamo scannare i medici, i cittadini, sanzioniamo i medici per 108 milioni di euro quando l'AIFA... solo con queste tre voci ci sta lasciando fuori di quasi 1,5 miliardi? Ma siamo seri? Poi mi consente di dire un'altra cosa e questo lo devo dire per forza. Costi della corruzione in sanità. Ma voi vi volete mettere veramente un muro davanti agli occhi? Allora, solo nei primi 6 mesi del 2015 è costata la corruzione in sanità solamente 800 milioni di euro, 800 milioni sottratti alla comunità, finiti chissà dove. E voi cosa state facendo? Sottosegretario, tramite la sua persona lo chiedo al ministro Lorenzin, i piani triennali anticorruzione, ma voi li avete letti? I piani triennali anticorruzione delle aziende ospedaliere fanno piangere, sono ridicoli, li può scrivere un bambino della seconda elementare, non bloccano assolutamente niente. Voi i bilanci, i vostri rappresentanti nei collegi sindacali delle ASL, li interpellate, lo sapete come vengono spesi questi soldi? Sottosegretario, io mi sono scaricata l'app, e lo invito tutti a farlo, dell'autorità vigilanza sui contratti pubblici, AVCP. Allora io non ho mai visto un'app più scarsa, più indecente, più inutile di questa. È un'applicazione dove tu metti il nome dell'azienda che teoricamente dovrebbe aver vinto un appalto pubblico e tu che sai quanti appalti ha vinto quell'azienda perché magari te la sei andata a studiare, anziché trovare tutti gli appalti ne trovi uno e mezzo senza la voce indicativa del capitolo. Ma stiamo scherzando, ma voi come lo volete curare questo paese? Non ce l'avete gli anticorpi, non ce la fate, perché neanche queste piccole cose vi andate a vedere. Allora noi riteniamo che questo sia inaccettabile. Io invito tutti i miei colleghi che si occupano di sanità a studiare, no a leggere, a studiare a memoria il libro bianco sulla sanità, redatto da ISPE, che vi ha fornito un sacco di elementi
che se noi andremo al governo utilizzeremo, che sono utilissimi per capire come si sprecano i soldi in sanità. Ci sono gli strumenti, c'è il know-how, c'è la conoscenza, ci sono professori universitari che avrebbero tutte le carte in regola per poter fare funzionare questo servizio sanitario nazionale e naturalmente finisco a battere questi tangentari che si continuano a mangiare la nostra vita, il nostro sangue, perché nessuno ogni volta che gli viene detto qualcosa su quella persona si gira dall'altra parte e se ne va. Noi siamo stufi di gente che si gira dall'altra parte. Bene. Abbiamo bisogno di gente che prende il problema di petto e lo sconfigge una volta per tutti. Ed evidentemente quelli siamo noi. Grazie.